Cioè non è una roba losca, questa è attività a favore dei veneti. Caccia l'acquisto di vaccini anti-Covid sul mercato estero. Dopo le polemiche scoppiate sul caso Veneto, il presidente della regione risponde mostrando assieme al direttore generale della sanità, Flor, la lettera indirizzata all'AIFA nella quale ha chiesto di poter negoziare l'acquisto e l'importazione di 4 milioni di dosi. In questo momento noi siamo nella fase in cui abbiamo gli elementi per poter ricevere un contratto da sottoscrivere. Noi abbiamo subordinato la possibilità di procedere e quindi di chiudere all'autorizzazione che è necessaria per l'importazione, perché questa è una legge dello Stato. Noi tiriamo dritti, prosegue Zaia, perché l'obiettivo è vaccinare i cittadini il prima possibile. E se c'è supporto legale e se c'è solidità nella contrattazione, non vorremmo capire se è possibile o no acquistarli. Se poi il governo o qualche ente nazionale o qualche invidioso che c'è in giro dice di no, lo scrive nero su bianco, e c'è un aspetto morale che io vorrei sottolineare, che è quello di dire che la strada va perseguita, si deve arrivare fino alla fine della trattativa, e se non si comprano perché qualcuno non ce li vuol vendere o perché qualcuno ci vuole impedire di comprarli. Ma questa è una responsabilità che io non mi porto in pancia. Il vero problema, spiega il direttore Flor, è la carenza di vaccini. I vaccini che abbiamo sono troppo pochi. La nostra capacità di vaccinare è 10 volte superiore ai vaccini che abbiamo a disposizione. Con gli attuali approvvigionamenti, solo per vaccinare con la doppia dose i 360.000 veneti over 80 si arriva alla fine di aprile, e mentre il Veneto resta giallo per un'altra settimana c'è una nuova fonte di preoccupazione che si chiama variante inglese. Ci sono varianti inglesi, su 182 tamponi analizzati abbiamo quasi un 20% di varianti inglesi presenti, ma vi porteremo i dati la prossima settimana.